Canon. Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge. Allora, sono ragazzi in casa di Charlotte. E come potete vedere non ho fatto il cambio look, quindi non ho fatto il video dedicato al cast. Anche se effettivamente, ragazzi, ne avrebbero proprio urgentemente bisogno. Solo a guardarli sto male. Per un motivo, perché io volevo, ragazzi, in realtà vedere la differenza fisica, come vi avevo detto, no? Delle gravidanze di Charlotte, ora che la nostra è tornata ad essere praticamente uno stecco. E quindi vedere... A che livello sei, tesoro, di abilità? Fammi vedere un secondo. Perché la nostra ha una forma fisica a livello 8, ragazzi. Quindi, come dire, non è il 10, però... Voglio vedere se al termine di questa gravidanza, insomma, metterà su peso, quanto ne metterà, eccetera, eccetera. Allora, la nostra entrerà nel terzo trimestre fra 24 ore. Io in questo episodio, ragazzi, devo assistere al parto. Ma c'è qualcos'altro di cui dobbiamo occuparci. Perché abbiamo Megan, che abbiamo scoperto andarsene in giro, eh. In questo episodio qui, ragazzi, volevo anche concentrarmi poi, appunto, sui pargoli. Ma guarda, fai una cosa, vieni qui, inizia a guardare la TV. Guarda anche tu la TV, perché noi abbiamo due adolescenti in casa, ragazzi. Se sbolognassero entrambe, ma altro che gioia sarebbe, no? Quindi, consegui il livello 3 di un'abilità. Tu non hai nessuna abilità. Ma che davvero? No, 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 no. Megan non possiede abilità. No, no, no. Lascia stare, tesoro mio. Mangia qualcosa perché poi devi darti da fare. Quindi prendi una porzione. Vedete, lei invece ha capito tutto, ragazzi. Si è messa qui d'impegno per acquisire l'abilità di logica. Brava ragazza, brava ragazza. Livello 3, 2 di 3. 2 di 3? Di cosa? Di logica? No. Vabbè, lasciamole sviluppare la logica. Anche se con lei, ragazzi, in realtà avrei voluto tanto sviluppare il pattinaggio. Però sta già a livello 2, ragazzi, non mi sembra sensato. Lei invece si dedicherà alla pesca, quindi vattene a pesca, proprio nel vero senso della parola. E mentre i patatosi, che ragazzi hanno ancora sti capelli, vabbè, ma sono belli lo stesso. Ricordano stile un po', ragazzi, indiano. Vedete questo stile, no? Tipo capo del villaggio, toro seduto, queste cose un po' così. Sì, lo so, piove, ma chi se ne frega, dai, vai a pesca. La natura, non è meraviglioso? Però aspetta, tu sei un genio musicale. Perché, ragazzi, non dare la possibilità alla nostra di studiare un po' di musica? Ok, tesoro, vieni qui ed esercitati. Oh, delizierai tua sorella, sono sicura, proprio sarà deliziata da... Le tue note, la tua melodia, non vedrà proprio l'ora, anzi... Vuole notare la differenza, ragazzi, il pancino della nostra Charlotte. Quanto tempo era, ammirandola, insomma, in dolce attesa, ragazzi, che non vedevamo un pancino così piccino, però... Effettivamente, ma poi, ragazzi, notare una cosa, oh, fermi tutti, fermi. Perché, scusate, ma notare la tartaruga qua, la nostra è molto più definita rispetto, vabbè, ovviamente... Ma ha un fisico bello definito. Ok, la vediamo un secondo però. Tu come stai me... Poveri noi, vabbè. Tu stai messa... Dai tesoro, puoi farcela. Puoi farcela. A livello invece di... ma è già l'educazione. Dai, devi obiettivamente soltanto... Diventare una studentessa del liceo da 10. Quindi diamoci da fare proprio. Anche perché sono già le 23, quindi diamoci una mossa. Ma ragazzi, ma voglio dire... Patato, ma perché queste acconciature, ragazzi? Poi questi abbinamenti, non lo so. Mi fanno morire. Allora, dunque, Patato, una volta che hai finito, poi vai a dormire, su. Mentre invece tu, tesoro, a parte romperci i timpani, e ancora due punticini, quindi staremo qui ancora un bel po'. Per quanto concerne, ecco... I valori, ragazzi, stiamo messi male perché deve fare la responsabilità. Però non mi preoccupa, non mi preoccupa. C'è tempo. Vi ricordo inoltre una cosa. Tesoro, ce la fai ancora, dai. Vi ricordo inoltre che la nostra... Sì, il murale politico, chi se ne frega. La nostra, ragazzi, volevo fare un secondo... Ecco, a parte che sta così.
Quindi praticamente ora appena partorisce devo assolutamente farla rimanere di nuovo incinta, ragazzi, perché altrimenti crescerà. Ma anche se dovesse crescere, sinceramente ve lo dico, non è un problema. Perché volevo fare un po' il punto della situazione con voi. Quanti pargoli, Madonna, ragazzi, guardate. Quanti pargoli ha avuto la nostra? Dobbiamo contarli tutti e vabbè, però considerare quelli che sono già andati via. Quindi andati via di casa abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fino a Sharon. Quindi fino a Sharon, via. Poi 11, 12, 13, sì, anche a lui devo rifare il look ancora. Lei non è andata via, quindi assolutamente no. 14, perché c'è sto coso in testa, io non lo so, vabbè. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 più i pargoli che ha, quindi 22, 23, 24, 25, 26 figli, ragazzi. Quindi con questo saremo a 27, perché non farmene altri due, altrimenti, guarda, io subisco uno shock da cui non mi riprenderò mai più. Devo dire che, oh, non possiamo lamentarci, la nostra ha superato. Io credevo, ragazzi, cioè, nella mia testa immaginavo 25 per la fase di giovane adulta, più altri 25 per la fase di adulta. Calcolavo che con lei praticamente metà challenge era andata. Ora, questo sarebbe l'ideale, ecco. Però, poi vabbè, non c'è problema tanto. Non abbiamo limiti in quel senso. Cioè, la challenge comunque finisce quando si raggiungono i 100 pargoli. Poi, l'obiettivo sarebbe, scusate, cercare di raggiungerli nel minor numero di generazioni possibili. Però, sinceramente, a me poi questo aspetto non è che interessi, insomma. Preferisco godermi la challenge. Però, diamoci una mossa. Brava, tesoro. Perché tu dai, dai. Tu, Karen, potresti passare d'età molto rapidamente. Anche in questo episodio, Zara, ma tu? volendo. Vai, vai, continua ad allenarti. Dai, tesoro, sul livello 2 almeno. Ok, basta così per oggi, perché l'importante è che la faccia. Quindi vai a dormire, che altrimenti non ce la fai. Anche tu devi fare i compiti, vero? Certo, anche tu devi farli. A lezione fra 5 ore. Dormirai praticamente 2 ore se tutto va bene. Che bello, sono le gioie della vita. Quindi io sono curiosa, ragazzi, perché in questo momento i maschietti sono di più, obiettivamente. Quindi magari sarebbe carino, no, che nascesse una bella femminuccia. Ma vediamo, vediamo. Raggiunto il livello 2. Oh, ora può usare il vasino. Vedete, non capisco. C'è Perfetto. Non può aver preso tutti questi pesci, ragazzi, in quel poco tempo che l'avevo fatta pescare quando era bambina. Io mi ricordavo questa cosa. Quindi non capisco perché non avesse abilità di pesca. Boh, ragazzi, mi sembra strano, però vabbè. Evidentemente sarà qualche bug È mistico. È tornata a tornata a casa casa con un quando? progetto. 8. 10! Perfetto! Sei distrutta, molto tesa, tutto quello che ti pare, però è una studentessa del liceo da 10, ragazzi. E ha il valore caratteriale con la stellina, quindi la facciamo crescere prima di subito. Un pargolo in meno! Evviva, ragazzi! È una gioia! È una gioia! Allora, mettiamo la torta qui? Ma sì, mettiamo la torta qui. Vieni qua, esprimi un desiderio. E via! Dal pero, detto tra noi. Poi, ragazzi, dovrò fare tipo un cambio look di quelli proprio mistici, perché è veramente troppa, troppa. No, però tesoro, dai, ora lascia stare tuo figlio e vieni qua un momento, perché tua figlia sta per passare d'età, insomma, no? Ma tu, tesoro, hai deciso di restare sotto l'acqua? Talmente la disperazione, sono uno strumento. No, tu sei proprio sfatta, non ce la fai, non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Quindi facciamo così, vieni qui perché sei troppo stanca, dai. Troppo, troppo stanca. E Karen, ragazzi, sta per passare d'età. Oh, sì, è ufficiale, un'altra pargola. Guardate lei come la guarda, eh? Te ne stai per andare, anche tu, evviva. Lo so, lo so. Però scusate, è una cattiveria, ma cioè, è una stupidaggine probabilmente, ma più che una cattiveria,
volevo dire, è una stupidaggine, mi sembra una cattiveria fare una foto con quello schifo alle spalle. Quindi dai. Perfetto. Oh, cresci tesoro, vediamo un po'. Tutti i regali, Lara, Brian, Dennis, Leo, Rupert, che non so chi sia. Ma chi è Rupert? Oh? No, scusate, ma chi è Rupert? Ah, oddio, sarà il padre, ragazzi. Mamma mia, che testa proprio. Ok. Non hai carriera, non è niente. Lei vuole diventare un vampiro, quindi vuole diventare maestra dei vampiri. Ora, quello che farà della sua vita una volta uscita da questa casa, ragazzi. Magari. Magari perché no? Potrei effettivamente farla diventare una vampira, visto che lo desidera. Buon gustaia, buone maniere, bebè felice, sicura e vegetariana. Ok, perfetto. Io me la immagino tipo una cuoca, ragazzi, non so perché, ma una cuoca che prepara pasti vegetariani. Anche se non so cosa te ne fai del tratto buon gustaia, sinceramente, vegetariana, se vuoi diventare una vampira. Detto tra noi, non ho idea. Però vabbè. Martinini Framic. Ok, Ilaha quindi Tibor. la nostra Choose your Karen se n'è andata e il piccoletto ha raggiunto il livello 3 di pensiero, quindi io volevo insegnare il pilare. Vai patato, su. Perché attualmente la situazione è questa, ragazzi. Manca il livello 3 nel movimento. E come potete vedere il vasino sta al 61%, quindi ce la può fare. Guardate che tempo barbino. Cioè, è una cosa pazzesca. Quindi, poverino, ha paura. Dai, patato, vedi di riuscire a prendere questo punticino. Lo so, patato, hai ragione, però. Aiuto con la pila, dai. Fatti aiutare da mammina, da mamma Charlotte. Dovresti anche usare il vasino, eh. Però, vabbè, dai. Te la farai sotto, pazienza, tanto. Il vasino lo sai usare, dai, puoi farcela. Puoi farcela anche senza fartela sotto. Sarebbe un risultato pazzesco. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Livello 3 di Abbiamo visto l'aumento di movimento. studentessa da. Vai, ragazzi, studentessa da 10. Brava, entra in casa e fai una cosa. Guarda, te lo puoi concedere. Vieni qui. Allora, comunque, anche se non è che serve molto, vai in bagno e ti fai un bagno con la schiuma proprio. Poi per favore però pulisci sto schifo perché dopodiché tanto in questo episodio non ce la faresti mai a sviluppare la responsabilità perché non credo proprio ti puoi concedere un riposino. Mentre la nostra Charlotte, visto che sono le 3, potrebbe venire qui a cucinare qualcosa per il pranzo, ragazzi. Da diventare sordi proprio, ve lo dico. Ho notato una cosa, vi giuro. Allora, Edward è tipo un genietto. Cioè, vi giuro che ha già sviluppato da solo, guardate. Io non lo so, ma le sviluppa veramente, ragazzi, in modo molto molto rapido le abilità rispetto a Colin. Non lo so. Io ho notato questa cosa, poi forse è una mia sensazione, una sciocchezza, però io, cioè, mi è sembrato sinceramente di sì, ragazzi, vi dico proprio onestamente. Quindi vai poi qui, tesoro. Tua sorella quando resusciterà, ma molto più in là, ti farà anche un bagnetto. Cara, guarda, per cortesia, potresti venire qui e. No, insegnati ora a costruire una torre, non ci penso proprio. Devi insegnare le forme ad Edward. Iniziamo con Edward. Dai. Va bene così il tuo appetito per ora, su. Tesoro. Insegna le forme a tuo figlio, ad Edward. Mentre tu, patato, potresti obiettivamente, intanto, innanzitutto usare il vasino. Quindi usa il vasino. Poi, a questo punto, vedete, lui è un po' più indietro, però, dai, vieni qui poi e balbetta. Balbetta proprio come un ossesso, vai. E a questo punto, ragazzi, noi possiamo anche far crescere Theodore, ora che ci sto pensando. Giusto, perché deve avere tutte le abilità a livello 3, lui le ha. Quindi, patato, hai fatto un'impresa titanica, meno 3. In 2 giorni sei riuscito a fare tutto. Allora, fai una cosa. Fai un pisolino qui. Perché a questo punto, ragazzi, io aspetterei il parto. Tanto ormai non manca. Cioè, manca veramente poco call.
No, no, non dobbiamo trovarci da nessuna parte, caro, perché tua madre tra non molto dovrebbe partorire. Eccolo qua, il travaglio, lo sapevo. Dai, resisti, fai fare questo punto a tuo figlio. Raggiunto il livello 3 di comunicazione, perfetto, dai, 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 ok. Livello 2 di pensiero, lascialo lì, tesoro mio, mi raccomando. Vieni qui e partorisci, assolutamente, di corsa. Tu? Tu guarda, cara mia, fai un altro pisolino perché secondo me ne hai seriamente bisogno. E quindi sì, ragazzi, la nostra partorirà, Charlotte sta per avere un figlio. Maschio o femmina, maschio o femmina, sono curiosissima. Troppo, troppo curiosa. Tesoro, hai anche l'acne, che bello. È un maschietto. Ok, allora, un nome che mi è stato consigliato, cioè, sì, da Piplap Fangirl. Io spero sempre di pronunciarlo bene, fammi sapere se l'ho pronunciato male o meno. Simon Turner. Vi prego, uno solo. Charlotte, ti prego, uno, vero? Ok, Charlotte e Joshua hanno avuto un figlio, un maschietto, ragazzi. Speravo in una femminuccia, però in questo periodo i maschietti vanno per la maggiore, c'è da dirlo. Quindi vai, cura di neonati super efficiente. Ti prego, dimmi che la torta ancora possiamo utilizzarla, se no la nostra ragazza dovrà cucinare al volo una torta. Dovremmo farcela. Diventa cattiva fra 2 ore e 56, quindi no, dovremmo farcela. Allora, aiuta a soffiare sulle candeline il piccolo Theodore che diventerà un bambino, ragazzi, e vai. E spero davvero che la nostra non passi ancora d'età, anche perché crescerebbe triste. Me ne rendo conto, però io voglio veramente provare fino all'ultimo, ragazzi, a... Tesoro, certo, questa foto con l'acne so che non ti farà piacere poi rivederla a distanza di tempo. Però vabbè, pazienza. Io chiedo scusa, ragazzi, per questa scritta che ogni tanto si attiva da sola nel computer. Devo risolvere. Allora, dai! Ok, perfetto. Fammi vedere come sei cresciuto. Fammi vedere! Fatemelo vedere! Fermi! Oh, guardate che faccino, ragazzi. Il faccino da furbetto. Vi dico la verità, da furbetto. Allora, certo, non durerà molto questa torta, tesoro. Però aggiungere candeline. Io a questo punto, ragazzi, organizzo rapidamente un raduno del club. Proprio al volo. Perché voglio provare a far rimanere di nuovo incinta la nostra Charlotte. Allora, ragazzi, siamo nell'unità familiare Young Boys, che è stata creata dalla mia amica, io la ringrazio di cuore, Daniela, ti ringrazio veramente dal profondo del cuore, che ha ricevuto poi anche parecchio successo, vedo, perché ci sono 3 nuovi semmini, e io vi invito, ragazzi, vi invito sempre ad inviarmi, se avete piacere, i papini per Charlotte, ragazzi, perché tra poco la nostra Charlotte dovrà ricominciare a cercarseli, poveraccia, o comunque magari le creerò giusto qualcosa io così al volo. Però se avete veramente voglia, ragazzi, sentitevi totalmente liberi di inviare i papini per Charlotte e consigliarmi, suggerirmi dei nomi. L'unica cosa che vi chiedo, quando mi lasciate i nomi nel commento, di lasciarmeli tutti in un singolo tipo lista, in un singolo commento, ragazzi, e non sparsi nei vari video, perché altrimenti poi mi rimane più difficile ricordarmeli e scrivermeli, ecco. Quindi, dunque, il primo figone è William Anderson, ragazzi, che è un esploratore della giungla, quindi ovviamente un collezionista, genio, non male, buon gustaio, e estroverso, quindi wow. Poi abbiamo Norman Robinson, ragazzi, che celebrità di fama mondiale, socievole, amante della musica, amante dell'arte, perfezionista. Infine c'è Diego Cosmos, il nostro è in cerca dell'anima gemella, poverino, non la troverà con la nostra Charlotte, però è amante della famiglia, quindi avrai un figlio, sei contento? Sicuro, e spanettone. Quindi questi sono i semmini, ragazzi. Allora, la nostra, io l'ho mandata qui per
proprio farglieli conoscere, perché così all'istante poi li inserirò nel club. Quindi vediamo un po' se possiamo già adesso, perché ragazzi, quando cominciano a essere tanti, vi dico la verità, è difficile. Quindi no, dobbiamo chiederglielo. No, raccogli una donazione? No, tesoro, dai, facciamo... Dov'è? Ragazzi, non mi ricordo mai dov'è. Allora, no, non è qui. Se non ricordo male, dovrebbe essere, ecco, club. Invita nel club, ficheggiando, ovviamente, ragazzi, perché ovvio che sì. E inviterà, ovviamente, tutti e tre. Club, invita nel club, ficheggiando. Inviterà poi anche... Io sono un po' una piovra. Beh, ci fa piacere, guarda. Sei adatto per Charlotte, caro, non preoccuparti. E ovviamente club, invita nel club, ficheggiando, ragazzi, perché ora immediatamente, ecco, inizia il raduno. Restate qui. La nostra busserà alla porta, perché sì, deve rimanere di nuovo incinta. Ora io non voglio dirvelo così, ma sì, ragazzi, quindi diamoci da fare. Charlotte tesoro, una cosa di giorno, per favore, altrimenti mi passi d'età qui, che sarebbe anche parecchio triste. Dai, sono tutti e tre nel club. Tesoro, vai a bussare a quella porta. Ok, grazie. Grazie, grazie mille. Bussa, chi è? Indovina, il lupo cattivo. No, allora vieni qui e noi dobbiamo cercare, ragazzi, di far rimanere subito incinta. Dai, il primo chi è? Norman. Con chi hai? Diego, dai, con Diego, che lui ha voglia comunque, no? Di diventare papà. Quindi, romantico, cerca di avere un figlio. Vai. Diego, devi offrirti per la causa. Vai, sacrificati, vai così. Questi stanno chiacchierando, ragazzi, non hanno idea di quello che sta per accadere. La nostra riuscirà in tempo record a rimanere di nuovo incinta, ragazze, prima del passaggio d'età? Io non ne ho la più vaga idea, anche perché non so quanto lei potrebbe effettivamente, ragazzi, passare d'età a questo punto. Vai, fai un test, tesoro, perché se è andata male dobbiamo, come dire, dobbiamo svegliare il povero Diego e... Sì, si mangia per due, fantastico, non glielo dire, non glielo dire, non glielo dire. Gli dirai che, poveraccio, ragazzi, questo ha detto, io mi sono appena trasferito, chi sei, non ci ho capito nulla. E lei gli dirà che devono rimanere soltanto amici. E lui, ma perché eravamo qualcosa di più? Sì. Chiedi di essere solo amici e purtroppo dovrò immediatamente toglierlo dal club, ragazzi. E quindi con la nostra che... ma guardate quanto è bello poi, poveretto. Ecco. Lui non la prenderà bene per niente, voglio dire, ovvio, no? Con la nostra che sbatte fuori dal club il povero Diego, direi, ragazzi, che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo assistito veramente a tante tante cose. Basta flirtare, però, non guardarla così. Ti ha appena detto che siete solo amici, direi che non è il caso. Abbiamo assistito a una nuova gravidanza della nostra Charlotte, alla nascita, ragazzi, di un altro pargoletto, il nostro Simon, e al compleanno del piccolo Theodore. Siamo riusciti, ragazzi, anche a toglierci dal pero Karen. Quindi voglio dire, direi che dai, stiamo messi bene. Ora, nel prossimo episodio, ragazzi, io mi impegnerò per massimizzare il valore caratteriale relativo alla responsabilità. Perché, ragazzi, sarebbe veramente folle andare a sviluppare qualcos'altro, visto che sta già messa a buon punto, diciamo, della nostra Megan, scusate, così che anche lei possa andarsene, detto proprio tra noi. Però sono un po' indecisa, ragazzi, non so se fare un cambio look oppure se andare magari da Kevin. Forse da Kevin, ragazzi, o forse un cambio look, vediamo, perché effettivamente vederli conciati così mi fa stare male, diciamocelo. Quindi sì, dai, nel frattempo che la nostra, visto che è rimasta ora incinta, ragazzi, io ne approfitto quando lei è incinta, ormai lo sapete, per andare dai pargoli che ormai hanno lasciato, insomma, la casa, per dedicare loro almeno un episodio, ragazzi, perché sì, questa è una cosa importantissima che ci tenevo a dirvi. Ho deciso da oggi in poi, ragazzi, di dedicare soltanto un episodio introduttivo ai pargoli di Charlotte, perché avendo inserito la MCC,
Scherzi a parte, possono avere una loro vita, insomma, quindi non mi sembra il caso. La challenge è anche molto lunga, ragazzi. Quindi, se mi metto a dedicare tempo a ognuno di loro, purtroppo, per quanto mi pianga il cuore perché lo vorrei davvero, però, ragazzi, non se ne esce più. E quindi a questo punto ho deciso di fare soltanto l'episodio introduttivo. Quindi non metterò neanche più le foto delle locandine perché non avrebbe più senso. Scriverò semplicemente i nomi dei pargoli a cui è dedicato l'episodio e sì, fare soltanto così, ragazzi. Spero che non vi dispiaccia, però effettivamente la challenge è lunga, ragazzi. Ora la nostra è incinta del 28° figlio, 28°! Cioè, ragazzi, se manteniamo un ritmo così e la nostra riesce a non passare l'età neanche la prossima volta, forse riusciamo ad arrivare ai 30 che sta ancora nella fase di giovane adulta. Chi lo sa, magari così il miracolo. Comunque, se il video vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e assolutamente lasciarmi un commento. Ragazzi, veramente, se avete papini per la nostra Charlotte, non esitate, mandatemeli, basta condividerli in galleria con l'hashtag ValuciaSims, poi io trovo tutto, quindi hashtag ValuciaSims. E anche i nomi, se avete suggerimenti per i nomi, non esitate proprio, lasciatemi iscritti tutti e a me veramente fa piacere. Quindi ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi, mi raccomando, perché ne vale la pena, sono Okay. simpatici e campanelline attive. Quindi mi raccomando Should ragazzi, mi raccomando, interrompiamo sto raduno perché se no qui terminiamolo. Quindi, che dire, io ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene, sul Simmers. E non.